Beh, sì, in pedanti, per le proprie condizioni zoologiche, perché tanto per cominciare, il rinoceronte africano che ha due corna, mentre quello asiatico ne ha uno solo. È il contrario. Vogliamo scommettere? Vogliono scommettere? Non si arrabbi, signore. Non scommetto con un simile individuo. E due corna in lei, ha maledetto asiatico. Non ho mai avuto le corna e non le avrà mai! E io dico di sì. A parte poi che gli asiatici sono gente come tutti gli altri, vero? Sì, sì, ecco. Gli asiatici sono uomini come noi. Sono gialli. Bah. Arrivederci, signori. Quanto a lei, le tolgo un saluto. Ciao. Io ho avuto degli amici asiatici. Forse non erano veri e propri asiatici, però... E invece io ho conosciuto dei veri asiatici. Io ho avuto un amico asiatico. Sono gialli! E lei è paonazza invece! Oh! Andiamo, signore! Qui finisce male! Vediamo un po'. Quale specie di rinoceronte ha un solo corno sul muso? Lei che fa la commerciante, dovrebbe saperlo! Sì, dovresti saperlo! I commercianti non possono sapere tutto. Senta, però, adesso gli asiatici sono gialli e basta, io l'ho visti. Lei, per esempio, se la mette su questo tono, non mi rivedrà mai più. Sono stufo di perdere tempo con un imbecille come lei. Andiamo, signor Berenice, lei, signor Chan. Però ci sono anche degli asiatici bianchi, neri, turchini e altri come noi. Ubriacone! Ma non le permetto, sa, Ma guardalo. Era così ben educato. Non mi creda, non è colpa mia. Avanti, su, va a cercare una cassetta, così potremo soccorrere queste povere bestie. Secondo me, signor Berengere, aveva ragione lei. Il rinoceronte d'Asia ha due corna e il rinoceronte d'Africa ha un corno solo. Questo ne sa quanto noi. Tagliamo tutti e due. No, lui aveva ragione. Venga, signora, mettiamolo nella cassetta. Vuole che l'accompagni? Sì, andiamo, signora, non la prenda così. Dunque, il rinoceronte d'Asia ha due corna, mentre quello d'Africa ne ha uno. Non è il caso che l'accompagnerei. Tu hai sempre delle idee diverse dagli altri. Lei ha ragione, non avrei dovuto contraddirlo. Lei ha ragione. Non tollera di venire essere contraddetto. La minima obiezione può andare in bestia. Magari sono tutto il tuo guardia. No, la collera è il tuo unico difetto. Sì, sono tutti il mio guardia, ne sono sicura. Però in fondo ha cuore d'oro. È un caro amico, mi ha aiutato un sacco di volte. Sì, ma io non capisco. Mi dispiace di non essere stato più arrendevole. Ma perché intestardirsi così? Sostiene sempre delle tesi inverosimili. Vuole sbalordire tutti quanti con la sua cultura e non ammette mai di sbagliarsi. Ha delle prove? Che prove? Ma di quello che sosteneva poco fa, che ha suscitato un spiacevole disguido con il suo amico. Già, che prove ha? Come fa a dire che uno dei due rinoceronti ha due corna e l'altro un corno solo? E poi, quale dei due? Qual è bicorne? Un momento, non è quello africano. No, distinguiamo, perché qua non si sa se erano due rinoceronti. Io personalmente continuo a dire che c'era un solo rinoceronte. Ma supponiamo che ce ne fossero due. Supponiamo. Qual è quello unicorne? Il rinoceronte asiatico? No, amica mia, il rinoceronte d'Africa ha due corna. Almeno scusi, credo. Scusi se insisto, ma. No, qua dobbiamo fare chiarezza. Dobbiamo chiarire il problema. Mi scusi, signore. E lei? Se mi permettete di intervenire, vorrei precisare che a mio avviso qui il problema è un altro. Ma prima di tutto, è a filosofo. Allora, il mio amico filosofo. Ah, sì, signore. Faccio il filosofo di professione. Quasi. Questa è la mia carta d'identità. Onoratissimo. Siamo tutti molto onorati. Ci vuole spiegare, caro filosofo, se il rinoceronte africano è un unicorno? O bicorne? E se il rinoceronte asiatico è bicorne? Unicorne? E qua appunto il problema secondo me qui è un altro. È ciò che mi premeva di rilevare. Sì. Ed era proprio ciò che
sì, lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare! L'ascoltiamo, signore! Sì, ma qual è il particolare? Sì, a me. Ma naturalmente anche a voi altri. Anche a noi? Sì, all'inizio la questione era imperniata su un fatto molto importante che poi in vostro malgrado avete trascurato. Ma in che modo? Ecco, vi chiedevate all'inizio se il rinoceronte passato poco fa fosse lo stesso di prima, oppure un altro. Ebbene, è proprio su questo dato di fatto che dobbiamo concentrarci. Ecco, tanto per cominciare, potreste aver visto due volte di seguito lo stesso rinoceronte con un corno solo. Due volte di seguito lo stesso rinoceronte. No. Con un solo corno! Esatto, oppure potresti aver visto due volte di seguito uno stesso rinoceronte con due corna. Lo stesso rinoceronte con due corna due volte di seguito. Oppure potresti aver visto una prima volta un rinoceronte con un corno e una seconda volta un rinoceronte sempre con un corno. Ah! O infine potresti aver visto una prima volta un rinoceronte di corna e una seconda volta un rinoceronte a due corna. Esatto! Ecco, se te l'aveste visto! Sì, se avessimo visto. Se aveste visto una prima volta un rinoceronte a due corna e una seconda volta un rinoceronte a un corno solo. A un corno solo? Questo non sarebbe ancora un fatto probante. E perché? Ma io non ci capisco più niente. In realtà, lo sappiamo, signori, lo sappiamo. Lo capisco, ma... E non interrompa, prego. In realtà, signori, in realtà... Può darsi benissimo al secondo passaggio un rinoceronte bicorne abbia perduto uno dei suoi corni. È possibile. Oppure che due rinoceronti bicorni abbiano perduto entrambi uno dei loro corni. E però è certo che è possibile. Ah sì, però... Non interrompa, prego. Se riuscite a dimostrare di aver visto una prima volta un rinoceronte con un corno solo, asiatico o africano? Asiatico o africano? Poco importa! E la seconda volta un rinoceronte ha due corna! Asiatico, africano, poco importa! Asiatico, africano... A questo punto possiamo dimostrare di essere dinanzi a due distinti rinoceronti, perché è poco probabile che un corno possa essere spuntato sul muso di una creatura in pochi minuti. È improbabile. Questo trasformerebbe un rinoceronte africano in uno asiatico. Un rinoceronte asiatico o un africano? In uno africano. O un africano o asiatico. Ora, in termini di stretta logica, ciò non è possibile. Perché una stessa creatura non può essere nata in due posti diversi contemporaneamente. E neanche in un secondo tempo. Beh, questo è ancora da dimostrare. Sì, capisco, ma tutto ciò non risolve assolutamente la faccenda. Ma è evidente, caro signore, che adesso il problema è impostato in modo esatto. Perfettamente logico. Giusto, giusto. Arrivederci, signori. Arrivederci, signori. Ma... sarà logico. No. Sarà logico. No, proprio. Ma come possiamo permettere che i nostri gatti vengano schiacciati sotto i nostri occhi da rinoceronti con un corno o due corni, asiatici o africani? Hai ragione. Non possiamo permettere che i rinoceronti ammazzano i nostri gatti. No. Non possiamo permetterlo! Cioè, i clienti ci stanno aspettando! No! Non possiamo permetterlo! Riporti un cognac doppio, prima di andare! No, non avrei proprio dovuto perdere la pazienza oggi. Adesso sono talmente agitato che vorrà dire che mi istruirò un altro giorno.